Cari amici, il pellegrinaggio annuale della nostra diocesi a Europa inizia ogni anno con il cammino di coloro che da Andrate salgono al santuario a piedi durante la notte e giungono là alle prime ore del mattino. Nella chiesa parrocchiale di Andrate si fa memoria del battesimo. Il pellegrinaggio infatti è l'immagine eloquente del cammino della vita cristiana che proprio dal battesimo inizia. Si prega, si canta e il vescovo propone una breve riflessione. Quest'anno, a commento del passo evangelico della visita di Maria e Elisabetta, ho detto alcune cose a partire dal canto Emmanuel, caro ai ragazzi e ai giovani, anche a quelli che quando fu cantato per la prima volta nella GMG del 2000 ancora non erano nati o erano piccoli. Dall'orizzonte una grande luce viaggia nella storia e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria, illuminando la nostra vita. Mi ha sempre colpito in questa strofa questo dall'orizzonte, da laggiù fin dove noi riusciamo a vedere. E mentre guardiamo questa linea dell'orizzonte, se siamo vivi, se non ci lasciamo ingabbiare nei nostri limiti, anche nella limitatezza della nostra vista, noi sappiamo che quell'orizzonte non è il termine, il punto in cui la realtà finisce, ma è il punto fino a dove la nostra vista può spingersi. La realtà non finisce là. Di là in avanti c'è tutto uno spazio, tutta una realtà che non vediamo ma che c'è. Pensate all'orizzonte sul mare, il più bello degli orizzonti. Là dove noi non vediamo ci sono altre acque, isole, terre, addirittura dei continenti. È così anche nel nostro rapporto con Dio. I nostri occhi non vedono l'amore sconfinato, la comunione del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, da cui tutto nasce, l'uomo, le stelle, i fiori, le acque. Non vediamo, ma c'è. E come sappiamo che c'è un'altra terra al di là dell'orizzonte del mare? Perché ce lo dice chi l'ha raggiunta, l'ha vista, e noi ci crediamo. Così noi sappiamo che ad un certo punto della storia quel Dio si è fatto uomo per venirci incontro, per chiamarci all'incontro. Ce lo ha detto chi lo ha visto, chi lo ha udito parlare, chi lo ha toccato con le sue mani, chi lo ha visto morire in croce e l'ha visto risorto, vivo, presente. Sì, amici. Questa grande luce che trapassa l'orizzonte, viaggia nella storia, ci raggiunge, ci avvolge in un abbraccio, ci lancia in un'avventura che dà alla vita il significato pieno dell'esistenza. Buona settimana!